Ma io oggi voglio raccontarvi di quello che farò nei primi 100 giorni, quali saranno le mie attività. E qui voglio sottolineare come ci sia un'enorme differenza tra quelle che sono le solite dichiarazioni di intenti vaghe, dove non è possibile non essere d'accordo, e l'ambiente migliorerà, la città migliorerà, la salute migliorerà, perché un altro sforzo del rinnovamento è finire di dire l'obiettivo ed è iniziare a dire il come si fanno le cose, cosa si fa di concreto. E allora io ho detto che gli emolumenti al sindaco e agli assessori saranno tagliati del 20%. Basta con emolumenti con i quali ci si arricchisce. Basta con una politica che non è più in grado di fare sacrifici quando si chiedono sacrifici ai cittadini. Io ho detto che ridurrò la giunta da 8 a 5 membri perché io ritengo fondamentale non solo diminuire i costi della politica, ma costringersi alla competenza, fare in modo che io, sindaco, sia costretto ad avere con me una squadra di uomini competenti, di uomini che non arrivano nelle assessorate alle 10:30 della mattina, ma ci arrivano alle 7 del mattino. Io ridurrò gli emolumenti a chi è nominato all'interno delle partecipate. Io ho detto che non darò mai più incarichi e consulenze a chi è andato in pensione. Io ho detto che riattribuirò gli incarichi dirigenziali, partendo da quei settori che sono in questi anni i settori chiave maggiormente problematici: urbanistica, lavori pubblici, impianti sportivi, per favorire la creazione di una nuova dirigenza non solo sul piano generazionale, ma anche da un punto di vista della visione complessiva delle cose. Io farò approvare un regolamento per le nomine all'interno delle partecipate che consenta di eliminare quel fenomeno tremendo per cui un soggetto viene nominato all'interno di una partecipata, finito il mandato, viene nominato in un'altra partecipata, finito il mandato, viene nominato in un'altra partecipata. Potremmo fare 4 o 5 nomi di persone che da 20 anni occupano le nostre partecipate, facendo debiti, creando disservizi, impunemente, come se nulla fosse. Io dedicherò un pomeriggio alla settimana per incontrare i cittadini, una richiesta incredibilmente semplice, che ha riscosso un successo inaudito, perché io durante questi mesi ho incontrato persone che mi dicevano: ho scritto in comune, non mi hanno mai risposto, ho chiesto un appuntamento al sindaco, me l'ha dato dopo 3 mesi. Guardate, è imbarazzante, uno non sa che cosa dire a queste persone, non è in grado neanche di rispondere, non ci sono risposte a queste cose. Io una volta a settimana dedicherò un pomeriggio ai cittadini, senza la necessità di doversi prenotare, perché possano venire, perché possano incontrarmi e raccontare le loro cose. La giunta, una volta al mese, dovrà compiere la propria seduta all'interno di territori diversi nel comune di Pistoia, di modo che la giunta vada incontro ai cittadini, frequenti i loro territori, si informi, conosca. Io aumenterò la tassazione sui fondi sfitti del centro storico per favorire la loro locazione. È in questo momento una mezza calamità il fatto che ci siano persone che si possono permettere di tenere dei fondi sfitti. Guardate, non c'è una sorta di vendetta generazionale, nulla di tutto questo. C'è un'altra prospettiva, un'altra componente, che oggi come oggi non è immaginabile che ci siano delle realtà per cui
dei cittadini non sono in grado di mettersi a disposizione della propria comunità. Io voglio dire che a Pistoia si è creato un piccolo miracolo, un vascello di pirati, come è stato definito, ha deciso di dare l'attacco a un'armata in disarmo. Un gruppo di persone ha gettato la sfida, ha detto che noi non avevamo paura di niente e di nessuno, che eravamo in grado di mettere la faccia e giocarcela fino in fondo. E si sono impauriti, hanno tremato, hanno capito che c'erano persone che stavano giocando sul serio, davvero, si stava facendo davvero e che si stava incrociando quell'esigenza che è propria di Pistoia in questo momento, cambiare. Tuttavia, se questo cambiamento non verrà sostenuto dalla città, se questo cambiamento non penetrerà nella città, se la città non assumerà l'impegno di fare questo enorme sforzo e di vincere in primo luogo la grande sfiducia che abbiamo della politica, questa occasione sarà perduta. Ma io sono convinto, in tutti questi giorni in cui ho parlato, che c'è un'esigenza enorme di cambiamento, perché tante persone mi hanno detto: Roberto, non mollare, Roberto, vai avanti, Roberto, tieni duro, Roberto, fai vedere che c'è la possibilità di essere coerenti, duri, puri fino in fondo, perché in questo momento per poter cambiare occorre tantissima credibilità, tantissima coerenza. Mancano 6 giorni al voto, sono pochi, tantissimo abbiamo fatto, ma in questi 6 giorni dobbiamo dare il meglio, dobbiamo andare casa a casa, dobbiamo parlare con le persone, dobbiamo strappare i voti. C'è un solo modo per vincere le elezioni, quello di parlare con le persone, quello di vincere qualsiasi remora e avere il coraggio di narrare un progetto, di dire le cose come stanno, di dire quello che noi siamo intenzionati a fare. Così le cose potranno cambiare. Chiudo dicendovi una cosa un po' particolare che mi è accaduta proprio oggi pomeriggio. Gran parte dei luoghi in cui ho parlato, ho incontrato persone, c'erano spesso i bambini, tanti bambini che giocavano, parlavano, chiacchieravano, si divertivano, e tanti bambini che incredibilmente ascoltavano. Non riesco a capire che cosa sia accaduto, ma stavano lì, ascoltavano. E oggi mi è successa una cosa davvero particolare, perché è venuto a un certo punto un piccolo bambino e mi ha dato questo foglietto. E in questo foglietto c'è scritto quanto segue: grazie Roberto di averci parlato. Mi ha fatto un'impressione incredibile. E io ho capito una cosa: i bambini sentono l'autenticità, i bambini sentono l'energia, i bambini sentono il cambiamento. Grazie a tutti voi. Grazie. Roberto, direi che è la prima volta che vedo Roberto con molto, l'ho sempre visto nella sua figura così aggredita, così di combattente. È una cosa veramente che ha toccato questa, di una verità, l'ho visto.